Buongiorno, oggi parleremo dello spettro delle onde elettromagnetiche. Di cosa si tratta? Ma noi abbiamo capito che un'onda elettromagnetica, comunque essa sia intesa, è una componente di campo elettrico e campo magnetico che ha una certa lunghezza d'onda e una certa frequenza. Sappiamo che la velocità dell'onda è una velocità che chiamiamo C, che è 3 per 10 alla 8 metri al secondo, e che la velocità è sempre spazio fratto tempo. Come si traduce spazio fratto tempo per le onde? Lo spazio, come possiamo vedere, è lo spazio percorso da questo punto che arriva a questo punto, quindi lo chiamiamo lambda, eccolo qua, e il tempo ovviamente è il tempo che un'onda ci mette a fare un'oscillazione completa. Questa è un'oscillazione, questa è un'altra oscillazione, quindi come tempo noi metteremo il periodo. Siccome però il periodo è 1 fratto la frequenza, possiamo quindi scrivere che la lunghezza d'onda è uguale a C per T, e quindi la lunghezza d'onda è uguale a C, che è una costante, diviso la frequenza. Quindi esiste tra frequenza e lunghezza d'onda una inversa proporzionalità. Quindi quando la lunghezza d'onda è grande, la frequenza è piccolina, e quando la lunghezza d'onda è piccolina, la frequenza è grande. Questo si traduce in onde di piccola frequenza, sono queste onde qua, onde di alta frequenza, più andiamo avanti, e più diventano frequenti, alta frequenza. Come vediamo, la lunghezza d'onda qui è molto piccola e invece qua è molto grande. Ecco l'inversa proporzionalità. Le caratteristiche di un'onda elettromagnetica fondamentalmente sono queste. Ma noi, come uomini, come esseri umani, cosa riusciamo a percepire? Quello che vediamo qua in basso prende il nome di spettro elettromagnetico, ovvero la serie ordinata di frequenze delle onde elettromagnetiche. Quindi partiamo nell'asse superiore, stiamo guardando le lunghezze d'onda che vanno da questa parte, e nell'asse inferiore guardiamo le frequenze che vanno da questa parte. Quindi vediamo che 10 alla 4, 10 alla 7, 10 alla 11, 10 alla 18, 10 alla 24. Le frequenze stanno aumentando e ovviamente le lunghezze d'onda stanno diminuendo, meno 7, meno 9, meno 12, meno 16. Quindi abbiamo un calo delle lunghezze d'onda se andiamo da sinistra verso destra e un aumento delle frequenze. Allora, vediamo un pochettino. In base alla frequenza 10 alla 4 parliamo di energia 10 alla 24. Che cosa vuol dire? Che più è alta la frequenza, più è alta l'energia che io devo impiegare per far muovere un piccolo elettrone, per farlo oscillare. Clamorosamente capiamo che la parte visibile dall'occhio umano è una piccolissima parte delle possibili onde elettromagnetiche, quindi dello spettro, e va dal rosso fino ad aumentare, ad aumentare, ad aumentare, ad aumentare, e arriviamo al viola. Questa oscillazione ci fa capire che il colore è la caratteristica che noi vediamo nell'onda elettromagnetica, quindi il colore ha un ordinamento dal più piccolo al più grande. Il colore, possiamo dire così, più piccolo è il rosso, il colore più grande è il violetto. E a questo punto dobbiamo dire come si chiamano le onde che stanno prima della luce visibile dall'occhio umano e quelle che stanno dopo
la luce visibile dall'occhio umano. Cominciamo col dirlo. Qui abbiamo le onde radio, poi abbiamo le onde micro, poi abbiamo gli infrarossi, quindi sotto il rosso, poi abbiamo il visibile, dopodiché abbiamo l'ultravioletto, quindi ciò che sta dopo il viola, poi abbiamo i raggi X e poi abbiamo i raggi gamma, che sono i più energetici. Vediamo che l'utilizzo è diverso a seconda delle nostre necessità. Affrontiamo quindi caso per caso i vari tipi di onda elettromagnetica. Bene, le prime che vediamo sono quelle di frequenza più bassa, le cosiddette onde radio. Le onde radio è una frequenza che è compresa al di sotto dei 10 alla 8 Hz, quindi megahertz e cose di questo tipo, lunghezze d'onda che variano tra i 10 metri, 100, anche qualche migliaio di metri. Per cosa sono utilizzate? Sono utilizzate per le comunicazioni, radio comunicazioni si chiamano, proprio per le radio, proprio la radio 102,5 MHz è proprio la radio che noi ascoltiamo, RTL. Poi abbiamo la televisione, i nostri cellulari che vanno a dual band a 800 o a 1800 MHz, le ricetrasmittenti, non so, pensate a delle guardie del corpo che si devono parlare tra loro, parlano ad una certa frequenza, e uso militare. La caratteristica interessante di queste frequenze è che sono assegnate dallo Stato e non possono essere utilizzate da tutti. Quindi, per esempio, un'emittente radio televisiva può usare la sua frequenza che paga ad un ente particolare per poter utilizzare. Il secondo tipo che vediamo sono le onde micro, cosiddette microonde, che hanno una frequenza che oscilla tra 300 MHz e 3 GHz, quindi siamo a 10 alla 11. Per cosa vengono utilizzate? Ma tipicamente per uso alimentare, forme a microonde. Come funzionano? L'onda che oscilla fa oscillare delle molecole d'acqua. Le molecole d'acqua quindi cominciano ad oscillare su e giù. Oscillando per attrito si scaldano, siccome le molecole d'acqua sono contenute all'interno dei cibi, scaldano i cibi. È quindi chiaro che il piatto da solo messo nel forno a microonde non può scaldarsi perché non contiene molecole d'acqua, perché quando tocchiamo il piatto è caldo, perché per conduzione ovviamente l'alimento che si è scaldato scalda anche il piatto, ma se fosse solo un bicchiere di vetro o il piatto non si scalderebbe. È buona norma aspettare che le molecole d'acqua oscillanti si fermino dopo averle tolte dal forno, quindi non vanno mai mangiati i cibi prima di un minuto e mezzo da quando li abbiamo tolti dal forno, perché l'oscillazione potrebbe far oscillare le molecole del nostro corpo e quindi creare. La terza tipologia di onde che vediamo sono le onde infrarosse, che tipicamente hanno una lunghezza d'onda che va dal millimetro al nanometro, 10 alla meno 9. Sono tipicamente associate a corpi viventi o fonti di calore. Alcune telecamere, chiamate proprio telecamere infrarosse, sono in grado di rivelare i raggi infrarossi, quindi sono in grado di rivelare il calore. Un corpo vivente, come in questo esempio questo gatto, emette calore perché i raggi infrarossi scaldano la propria pelle e quindi una telecamera infrarossa riesce a vederlo. I nostri occhi non riescono a vedere l'infrarosso, è necessaria tecnologia. Sappiate che per esempio molti animali vengono visualizzati di notte perché si risaltano all'interno di una foresta buia e scura, cosa che non succede di giorno, e quindi si possono visualizzare, per esempio si può fare la conta di alcune specie animali come caprioli o cinghiali che vengono contati durante la notte. L'onda elettromagnetica che più ci piace è quella che noi riusciamo a vedere attraverso i nostri occhi, che però hanno un limite,
al di sotto di questa frequenza i nostri occhi non vedono e al di sopra di questa frequenza i nostri occhi non vedono. Sono i limiti di visibilità. Non tutti gli animali hanno gli stessi limiti. Per esempio l'ape riesce a vedere l'ultravioletto ed è così che identifica i fiori che emettono il polline, proprio perché dall'alto riesce a vedere la radiazione che viene emanata durante l'impollinazione, che noi non vediamo. Così come allo stesso modo non riusciamo a vedere onde elettromagnetiche che hanno una frequenza al di sotto di 4×10^14 Hz. Quello che invece vediamo molto 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 bene sono i colori al centro del nostro spettro elettromagnetico di visibilità. Non è un caso quindi che le cose che devono essere ben viste vengono colorate di giallo o di verde. Non è proprio una cosa casuale, taxi, giubbotti per coloro che lavorano nelle autostrade. Noi vediamo molto male le macchine rosse e le macchine viola, proprio perché sono agli estremi del nostro campo visivo. Provate a guardare una macchina nel traffico, quelle prive di colore, tipo il grigio, il bianco, ovviamente le vediamo poco. Vediamo molto bene una Renegade gialla e vediamo meno bene magari una Panda viola, proprio perché il nostro campo di visibilità è tra l'altro molto molto ristretto rispetto a tutte le onde che possiamo vedere. Una luce molto particolare che i nostri occhi non vedono è la luce ultravioletta, ovvero una radiazione che ha una lunghezza d'onda che tipicamente si oscilla tra i nanometri, 400 nel caso degli ultravioletti di tipo A e 200 nel caso degli ultravioletti di tipo B. Una piccola lunghezza d'onda, abbiamo detto che corrisponde ad un'alta frequenza, quindi gli UVB sono molto energetici. Il Sole, la nostra stella, emette ultravioletto con alta energia e quindi l'ultravioletto sono in grado di uccidere la vita. Quindi nella sterilizzazione voi potrete vedere per esempio dai dentisti queste luci ultraviolette per sterilizzare le strumentazioni. Non ci dimentichiamo che l'abbronzatura che noi possiamo ottenere non è altro che l'uccisione di cellule della pelle che quindi bruciano diventando carbonizzate. La luce ultravioletta viene vista da alcuni animali. Qui vediamo un bellissimo fiore durante l'illuminazione con raggi ultravioletti, come reagisce, e quindi capiamo che le api, come dicevamo prima, sono in grado di verificare questo. Se aumentiamo la frequenza e quindi diminuiamo la lunghezza d'onda, arriviamo nell'ordine di 10^-12 metri, quindi 12 zeri prima dell'1. Siamo nel caso dei raggi X. I raggi X hanno un'energia talmente elevata che riescono a superare i tessuti molli, che sono questi qua. Questi sono i tessuti molli che si vedono bene in questa radiografia, che è una radiografia famosa perché è una delle prime radiografie che sono state proposte per la scoperta dei raggi X, che vengono prodotti attraverso un tubo di Röntgen, cioè un tubo che emette radiazioni. I tessuti duri però non vengono oltrepassati, le ossa in questo caso non vengono oltrepassate, quindi se io metto uno schermo in una posizione di questo tipo, metto un misto tra tessuto molle e tessuto duro, come nel caso di una mano, e illumino con una radiazione di raggi X, ci saranno delle ombre in questa posizione su una lastra fotografica e io posso verificare la presenza di anomalie sia dal punto di vista industriale. Si possono fare radiazioni su blocchi di ferro o blocchi di cemento per vederne la loro capacità di resistenza, ma anche per diagnosi mediche, che è quello che più conosciamo. Ovviamente avendo una lunghezza d'onda così piccola hanno un'altissima energia, quindi sono dannosi per il corpo umano, non è il caso di fare troppo. Ultima categoria sono i raggi gamma, dannosi ma possono essere anche usati nelle terapie.